Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti. Ragazzi, domani tutti pronti per la scuola? Sì, certo! Che zaino hai comprata? Io quello di Hello Kitty, e tu? Anche io quello rosso. Anche io quello bianco, me l'ha regalato mio padre. Anche mio padre mi ha regalato uno zaino bellissimo, è quello dei supereroi. A me mio padre mi ha regalato un diario favoloso. Anche a me mio padre mi ha regalato un diario bellissimo. A me mio padre mi fa un sacco di regali. Guardate Nicola, se ne sta lì da solo. Ogni volta che si parla di genitori, lui fa così. Ma perché? Ma come? Non lo sai? Suo padre è andato in carcere quando lui era ancora nella pancia. Non l'ha mai conosciuto. Dobbiamo cercare di non farglielo pesare. Ormai siamo grandi, ce la possiamo fare. Ho un'idea. Domani nessuno di noi si farà accompagnare a scuola dai genitori. Geniale! About her and she knows it. I wanna let it take control. Ciao Nicola, tutto bene? Sì, per la prima volta mi sento uguale a voi altri. Maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Bambini, come inizio di anno scolastico, insieme alla maestra Silvana, abbiamo deciso di leggere la dichiarazione dei diritti del fanciullo. Ragazzi, vi leggo due articoli importanti della Costituzione. L'articolo 3 che dice: quando un adulto ha a che fare con te, deve fare quello che è meglio per te. L'articolo 9. Non dovresti venire separato dai tuoi genitori, a meno che non sia per il tuo bene. Quindi teneteli presenti questi due articoli perché sono importanti. Io ti posso insultare come voglio, non hai un padre che ti può difendere. Ma basta, finitela, non è tipo. Pronto, mamma? Nicola, che stai facendo? Studio. Ti devo dire una cosa, è una notizia sensazionale che aspettavamo veramente da tanto. Quale? Mi hanno chiamata per dirmi che finalmente puoi incontrare papà. Veramente? Ma è sicuro? Sì, è tutto vero. Non mi puoi chiamare così. Tu hai barato. Io ti posso insultare come voglio, non hai un padre che ti può difendere. Ma basta, finitela, non litigare. Devi posare gli oggetti qui. Ma io li avevo portati per farli vedere a mio padre. Mi dispiace, è la regola. With the ashes on the ground, we're
burning now, we're burning down. We've fallen underground. Giacomo di Cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa.